Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Saluta Manu, brava. Dove ci hai portato? Da nessuna parte. Ma perché mi devi far fare queste figure? Cioè, siamo qua con uno sfondo che già si intravede e siamo da nessuna parte? Perché da nessuna parte? Perché il tempo, anche in questo weekend, è piuttosto inclemente, è grigio e domani hanno messo acqua a catinelle e quindi abbiamo deciso di non spostarci da casa. Esatto. Però noi ovviamente abbiamo un asso nella manica, perché dove abitiamo noi? Noi abitiamo a Parma. Ho detto bene? Giusto, lo sa, vedete? Partiamo sul semplice. Dove abito. Esatto. E quindi, che è una cittadina assolutamente meravigliosa, bellissima. Quindi abbiamo deciso di fare un video o una serie di video, questo ancora non l'abbiamo deciso, su Parma vista dai parmigiani. E non solo dai parmigiani però, anche dai turisti. Allora faremo i parmigiani, i turisti, o quantomeno ci proviamo. E così mi piace di più. Ok, da dove partiamo in questo tour? È dal cuore della città, cioè? Piazza Duomo e Battistero, che forse, diciamo, sono i monumenti più rappresentativi e più famosi, ecco, di Parma. Quindi, scusate, c'è un piccione. Quindi allora io, Ale e il piccione iniziamo questo nuovo viaggio. Andiamo, ciao. Il Duomo di Parma, dedicato a Santa Maria Assunta, è un'importante attrazione del centro storico. Il campanile, che risale alla fine del XIII secolo, è alto circa 65 metri. La splendida facciata a capanna e la pianta a croce latina divisa in tre navate ospitano celebri opere d'arte di Benedetto Antelami e del Correggio. Una curiosità racconta che Correggio, appena terminato il lavoro, abbandonò il cantiere e la città sbattendo la porta, profondamente offeso dal disprezzo dimostrato dai committenti che avevano definito il suo capolavoro un guazzetto di rane. Ragazzi, oggi purtroppo non riusciamo a farvi vedere il battistero all'interno perché hanno sospeso le visite, perché oggi ci sono delle funzioni liturgiche e quindi oggi non possiamo farvelo vedere. Chissà che nel prossimo video. Ragazzi, la Manu aveva voglia di scherzare. Il battistero ce l'abbiamo e come? Eccolo qui. Il Battistero di Parma è uno dei più importanti monumenti medievali in Italia. Ed è significativa testimonianza del momento di passaggio dallo stile romanico al gotico. Fu commissionato a Benedetto Antelami, che ne iniziò la decorazione nel 1196. L'esterno, che è costruito in marmo rosa di Verona, è a forma ottagonale, che è simbolo di eternità. Manu, raccontaci una curiosità. Il luogo che ospita il battistero fu scelto per l'esigenza di far sorgere l'edificio sopra il canale maggiore, per consentire alle sue acque di alimentare il grande fonte battesimale posto al centro del monumento. Ragazzi, se siete amanti della carne, una cosa che non potete non fare se venite a Parma è mangiare una tartina con il cavallo pesto, che è una specie di tartare di carne di cavallo. Ovviamente chiedo scusa a chi non la mangia, non copriteci di insulti, vi prego, però è buonissima. Ragazzi, oggi è la mia giornata preferita. Sarà la giornata mondiale per me, Ale. Ma perché? Io leggo dietro le spalle della Manu, cioccolato vero. Ragazzi, andiamo a mangiarci qualcosa di cioccolato. Te, Manu, vieni? Sì, tu fai tutti gli stand? Io ce ne sono 10, li facciamo tutti. Io li faccio tutti, quindi non mi interessa. La glicemia mi andrà su e chi se ne frega. Vai col cioccolato.
facciamo un assaggio. Ce la posso fare? No, beh, cioè... Ci vediamo dopo, io continuo a mangiarli. Li mangerò tutti. Continuiamo, ciao. Mi dispiace. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Sì, vi salutiamo direttamente da Piazza della Steccata a Parma, sotto il monumento del... Parmigianino! Esattamente. Yeah. Questo sarà il primo, pensiamo, di una serie. Sì, sicuramente. Oggi vi abbiamo mostrato, diciamo, le cose più... più famose, ecco, di Parma, sì. Più conosciute, forse anche più viste dai turisti. Nei prossimi cerchiamo di trovarvi qualche chicca, qualche cosa di un po' particolare e curioso di Parma. Perché questo è un video che si chiama Parma vista dai parmigiani. Esatto, dai turisti. Manu, tu so, l'hai già detto, e le turiste l'hai fatta oggi benissimo, perché guarda. Ho fatto okay, shopping. Ha fatto shopping intanto, non aveva... Vabbè, non era da dire. Non era da dire. Allora ragazzi, io vi ricordo che chi non è iscritto al canale, di iscriversi al canale cliccando qui o qui, non sappiamo. O lì. Allora, chi non ha un canale si può iscrivere lo stesso, ricordiamolo, è importante. È sufficiente avere un indirizzo email. Esatto, e poi soprattutto diciamo... Lasciate un sacco di commenti qui sotto! Ok? Va bene. E poi? E salutiamo, mandiamo tanti baci e ci vediamo al prossimo video, baci! Ciao.